Buonasera, ben ritrovati al TG 2000. Cuba in festa, aspetta Papa Francesco. Il volo papale atterrerà all'aeroporto di La Habana tra poco meno di 4 ore, attorno alle 22, e TV 2000 lo trasmetterà in diretta. È il viaggio più lungo, il decimo del suo pontificato, e dopo Cuba Francesco volerà negli Stati Uniti. Due paesi storicamente nemici, ora più vicini grazie anche alla mediazione della Santa Sede. Allora colleghiamoci subito con il nostro inviato a La Habana, Maurizio Dischino. Maurizio, a te la linea. Buongiorno, buongiorno da La Habana. Siamo a meno 6 ore di fuso orario. L'imminenza dell'arrivo di Papa Francesco la si può notare anche dal cambio delle bandiere cubane nelle principali strade di La Habana. Infatti la bandiera che vedete alle mie spalle sul malecon qui a La Habana non è la stessa di ieri, è una bandiera nuova, e sono state posizionate bandiere nuove in più parti della città, lungo le strade, soprattutto quelle che percorrerà il Papa. C'è una grande attesa per quello che dirà, per vedere anche il Papa. La gente vuole sapere tutto e sa che molte informazioni arrivano dal Granma, che è l'organo ufficiale del Comitato Centrale del Partito Comunista di Cuba. Ebbene, alle 9.30 in più chioschetti questo giornale era già finito, ed è un giornale quale dice in prima pagina: la capitale darà il benvenuto a Papa Francesco nel nome di tutto il popolo, e dice appunto che lungo i 18 chilometri tra l'aeroporto e l'Annunziatura riceverà il saluto da parte della gente, come dice qui il Granma, gente colta ed educata. E c'è da dire una cosa, ecco, sulla tabella di marcia molto probabilmente il Papa arriverà circa mezz'ora prima, dicono che arriverà intorno alle 15.30, queste sono le ultime informazioni, però aspettiamo, vediamo. La gente lo aspetta veramente con grande desiderio e con ansia, aspetta che il Papa alla messa di domenica pronunci qualche cosa contro il blocco economico imposto dal 62 da parte degli Stati Uniti. I giovani aspettano la loro voce nel mandato che probabilmente riceveranno questo domenica per il futuro del paese, e molta gente oggi dice che sta lavorando. Ah, che peccato, non possiamo essere lungo la strada ad accogliere il Papa, neanche possiamo vederlo in televisione. E questo è il clima che c'è tra la gente, credenti e non credenti, battezzati e non battezzati, atei, questo non importa, tutti vogliono vedere e sentire Papa Francesco. E allora andiamo con Pierluigi Vito a vedere come è partito il Papa e che cosa ha fatto nelle ultime ore prima di questo decimo viaggio apostolico. Erano le 10.10 di stamattina quando la macchina con a bordo il pontefice è arrivata all'aeroporto di Fiumicino. Ma nel cuore di Francesco il viaggio, il decimo e più lungo del suo pontificato, è iniziato già ieri sera, quando segretamente si è recato alla Basilica di Santa Maria Maggiore per pregare davanti all'icona della Salus Populi Romani. Un rito semplice che continua ad accompagnare Papa Bergoglio nei suoi momenti più significativi. È stata questa infatti la sua 24esima visita in Basilica. Ma prima di uscire da casa Santa Marta, Francesco ha voluto salutare la famiglia di rifugiati siriani che ha trovato ospitalità in Vaticano. Un altro incontro intimo e riservato. E poi finalmente eccolo salire la scaletta con alla mano la borsa che abbiamo imparato a conoscere. Dentro probabilmente ci sarà il biglietto intestato a Sua Santità Francesco, che lo accompagnerà in questi primi giorni negli spostamenti cubani. Una volta preso posto, alle 10.32 il volo è decollato alla volta dell'isola caraibica, dove cresce l'attesa per l'arrivo del pellegrino della misericordia. L'umore di un popolo è racchiuso nelle parole della quindicenne Yanara. Sono davvero molto emozionata e penso che potrà aiutare noi giovani per il nostro futuro, a migliorare come esseri umani e a crescere come cristiani. Non sarà solo però la speranza dei fedeli ad animare queste giornate. Fino a martedì 22 a Cuba e quindi fino a domenica 27 negli Stati Uniti, dove il Papa parlerà al Congresso, all'Incontro Mondiale delle Famiglie e all'Assemblea dell'ONU. Grandi sono le aspettative geopolitiche di questo viaggio e i frutti si stanno già cogliendo. Dopo la riapertura reciproca delle ambasciate, ieri, come annunciava in apertura il TG della TV di Stato cubana, Barack Obama e Raul Castro hanno parlato al telefono del viaggio del pontefice, ribadendo il ruolo cruciale avuto da questi nel processo di disgelo tra Washington e La Habana. Il prossimo passo, il più atteso, è la fine dell'embargo economico, sul quale però dovrà pronunciarsi il Congresso americano.
ma già lunedì saranno riviste le regole che riguardano ad esempio il settore delle telecomunicazioni e quello commerciale. Insomma, nuovi orizzonti potrebbero essere quelli che si delineeranno dal 28 settembre. Quel giorno Francesco sarà di ritorno a Roma, mentre Castro e Obama si ritroveranno all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il missionario della misericordia, Papa Francesco, arriverà in un paese dove la Chiesa sta vivendo una stagione sicuramente che non è quella del silenzio come negli anni passati. Infatti la Chiesa adesso ha la possibilità di costruire nuove chiese, ce n'è una alla periferia di Lavana intitolata San Giovanni Paolo II che verrà costruita con il materiale rimasto dalla costruzione dell'altare della visita di Benedetto XVI nel 2012 e anche dei beni che erano stati confiscati alla Chiesa negli anni bui di Cuba stanno incominciando ad essere restituiti alla Chiesa. E però tutto questo non ha mai influito sulla religiosità della gente, come dicevamo prima, credenti e non credenti, battezzati e non battezzati, atei, tutti comunque adesso stanno facendo la propria parte per accogliere con la preghiera. Noi ieri siamo stati a Lavana Vecchia, nella parrocchia che è anche il santuario mariano, è intitolata alla Virgen de la Caridad, un ambiente povero, però lì c'è molta religiosità e nella chiesa c'erano molte persone a pregare per l'arrivo di Papa Francesco, non solo lì ma in tutte 350 le parrocchie dell'isola. Quindi andiamo a vedere ecco, come la chiesa di Cuba ha preparato la gente con la preghiera l'arrivo di Papa Francesco. E con questo vi saluto da Lavana, poi ci rivedremo nei prossimi giorni, ma adesso la faranno da padrone le immagini e le parole di Papa Francesco. Siamo andati a bussare le porte dei fedeli e anche di quelli che non frequentano la Chiesa, annunciando loro che veniva il Papa e che il Papa porta un messaggio che non è esclusivamente per i cattolici o per i cristiani, ma che vuole abbracciare tutti. Credenti e non credenti, atei, battezzati e non battezzati, non c'è cubano che non stia aspettando Papa Francesco e ognuno a modo suo lo sta facendo anche pregando nelle 350 parrocchie dell'isola caraibica. È difficile di dire chi è il non credente a Cuba. Perché veramente da quello che io vedo ad esempio in questo santuario tanti ma tanti vengono a battezzare i loro bambini. Ad esempio io sto battezzando circa 300 bambini ogni mese. Quindi non c'è da stupirsi se a Lavana Vecchia, nella parrocchia della Virgen de la Caridad, che è anche santuario mariano diocesano, in un giorno feriale come venerdì ci sia tanta gente che abbia risposto all'invito di Padre Ariel a pregare per l'arrivo di Papa Francesco a Cuba. La nostra preparazione fondamentale è stata la preparazione spirituale, perché soltanto Dio può cambiare i cuori e soltanto Dio può far sì che cambiando i cuori delle persone cambiano le nazioni, cambiano i popoli, cambiano i paesi. Benedici tutti coloro che sperano in questa visita di Papa Francesco. Benedici tutti coloro che sperano nell'allegria, pregano i cubani a Lavana Vecchia. E il parroco invita la comunità anche ad avere un cuore come quello di Gesù, per saper amare come Lui, perdonare, dare speranza, accompagnare, così come ha raccomandato Francesco nel videomessaggio inviato giovedì al popolo cubano. Questo è accompagnare il Papa, essergli vicino con la preghiera di tutta la Chiesa, questo allora farà sì che tanti, tanti siano toccati dalla grazia di Dio. E allora vediamo come con la nostra grafica come TV 2000 seguirà questo decimo viaggio apostolico. Inizieremo già da questa sera alle 20.30 con una lunga diretta fino alle 23 per seguire l'arrivo del Papa e la cerimonia di benvenuto e i primi discorsi ufficiali. Immagini poi che rivedremo domani mattina dalle ore 9 durante una puntata speciale del diario di Papa Francesco. Ma parliamo ora di migranti, il loro dramma continua. L'Ungheria ha terminato la costruzione dell'ultima barriera lungo il confine con la Croazia, ha mobilitato perfino i riservisti per fermare il flusso dei rifugiati. La cronaca è di Leonardo Possati.
Zagabria contro Budapest, Budapest contro Strasburgo. L'Europa versa nella confusione più profonda, con migliaia di persone che dalla Turchia ai confini con l'Ungheria e la Croazia premono per entrare. Unica via d'accesso, un valico al confine fra la Serbia e la Croazia. Da qui direzione obbligata, Austria, passando attraverso la Slovenia per poi puntare alla Germania. E intanto l'Ungheria ha completato la costruzione del muro che la separa dalla Croazia. 41 chilometri di filo spinato per tenere lontano i profughi. Una decisione questa che ha innescato polemiche e accuse reciproche fra i governi di Zagabria e Budapest. L'Ungheria punta il dito contro Zagabria, arria di non difendere i confini dell'Unione e ne chiede l'esclusione da Schengen. Durissima la risposta del premier croato Zoran Milanovic. L'idea di chiudere il confine è folle, perché può essere realizzata solo con un uso brutale della forza, sparando contro la gente. Intanto questa notte 1500 migranti hanno attraversato il confine fra l'Ungheria e l'Austria. Nella città di Nickeldorf, dopo aver ricevuto l'assistenza da parte della Croce Rossa, hanno potuto prendere gli autobus direzione Vienna. Un flusso migratorio che tuttavia nasce ben più lontano. Qui siamo in Turchia, nel campo di Edirne, vicino al valico di Pazarkule, dove in centinaia si sono accampati, pronti a passare in Grecia. Aspettano che le autorità permettano loro di proseguire e si interrogano su quanto sta accadendo. Cosa sta facendo l'Europa? Ieri una bambina è morta in mare. L'Europa parla, dice che troverà una soluzione, ma non abbiamo visto nulla. Abbiamo dormito in strada, siamo bloccati dalla polizia, vogliamo solo attraversare la Grecia in pace. Lasciateci passare, non vogliamo fare male a nessuno. Passano dalla via di terra perché il viaggio via mare è troppo pericoloso. In troppi hanno perso la vita. Ancora ieri la Guardia Costiera greca ha salvato dal naufragio 13 persone, anche se non ha potuto fare nulla per una bambina di 5 anni annegata. In queste ore l'allerta è alta anche su quella che viene considerata la via di mare, ossia il canale di Sicilia. Da questa mattina all'alba sono stati soccorsi 4.500 migranti, mentre a bordo di barconi e gommoni erano diretti verso le coste italiane. Ed ora le notizie dal fronte siriano. Le speranze di pace si appuntano sui primi colloqui tra Stati Uniti e Russia per trovare una soluzione politica alla crisi e una strategia comune contro l'ISIS, mentre dal califfo al-Baghdadi arriva un bizzarro appello ai siriani: non fuggite in Europa tra gli infedeli, rimanete nello Stato islamico. Sentiamo Antonio Soviero. La macchina della propaganda jihadista riaccende i motori. Da ieri è stato rintracciato su internet, sui canali collegati all'ISIS, questo video in cui si invitano i profughi a tornare nei loro paesi. Il filmato racconta l'odissea di chi bussa le porte d'Europa, mischiando e quindi strumentalizzando le immagini dei migranti respinti e arrestati sul fronte balcanico a quelle dei salvataggi nel Mediterraneo, anche della Marina Militare Italiana. A un certo punto la presunta voce del califfo al-Baghdadi invita i profughi musulmani a tornare a casa, dove lo Stato islamico li accoglierà con calore umano e sicurezza. Un invito che finge di dimenticare le migliaia di musulmani sciiti, militari e civili trucidati senza pietà dai suoi jihadisti in Siria, Iraq e Libia. In attesa di vedere i frutti di questa nuova strategia propagandistica, qualcosa si muove sul piano diplomatico attorno al dramma siriano. Dopo un anno di gelo e continue accuse e minacce reciproche, i numeri uno della difesa di Washington e Mosca hanno avuto un colloquio telefonico di 50 minuti. Un colloquio definito costruttivo su come superare le divergenze e provare a disinnescare la gravissima crisi provocata dalla guerra civile che in 4 anni tra ISIS e non ha provocato 300.000 vittime e 11 milioni di sfollati. Un disgelo che conviene sia alla Russia che agli Stati Uniti, a Mosca che non intende rinunciare al suo appoggio siriano nel Mediterraneo, agli Stati Uniti che, incassato l'accordo sul nucleare iraniano, sono tornati nell'occhio del ciclone per la pessima gestione del conflitto siriano. Preoccupati di cacciare il nemico Assad, hanno finito per favorire la nascita dell'ISIS. Ricorderete le immagini che hanno creato sdegno in tutto il mondo, quelle della reporter ungherese che faceva lo sgambetto ad un papà che aveva in braccio il suo figlio piccolo. Bene, la storia di Osama, questo il nome dell'uomo e della sua famiglia, dopo tanti mesi terribili, ha avuto un lieto fine. Ce lo racconta Federico Plotti. Le immagini del calcio della reporter ungherese avevano fatto il giro del mondo. Indignazione unanime per quel gesto e tanta compassione per quell'uomo, Osama, scappato dalla Siria, che con il figlio in braccio era finito a terra, sgambettato malignamente dalla giornalista mentre tentava disperatamente di liberarsi dalla presa di un poliziotto. Insieme al figlio di 7 anni, nonostante tutto, è comunque riuscito ad arrivare alla sua meta agognata, la Germania, ma il destino aveva in serbo ancora una sorpresa. Mentre la reporter è stata licenziata in tronca, lui invece, proprio grazie a quello spiacevolissimo episodio, si sono aperte le porte per un futuro nemmeno lontanamente sognato. Un lavoro e una casa in Spagna, per sé e per tutta la sua famiglia.
Il presidente della scuola allenatori spagnola, Miguel Ángel Galán, dopo essere venuto a conoscenza di quanto accaduto a quell'uomo, si è immediatamente mobilitato per aiutarlo. È riuscito a contattarlo a Monaco di Baviera, offrendogli un lavoro da allenatore, probabilmente in una squadra minore di Getafe, città situata nell'area metropolitana a sud di Madrid. Nessuna paura per i suoi prossimi tifosi. Osama di calcio se ne intende. In Siria ha allenato per anni l'Al-Fotouha, squadra tra le più titolate del paese. Sogno europeo realizzato in pieno dunque per lui e per suo figlio Zaid, che oggi, incredulo e sorridente, accompagnato dal patron del Real Madrid, Florentino Perez, ha fatto ingresso nel Tempio del Calcio, il Santiago Bernabéu, lo stadio di Cristiano Ronaldo e compagni. Durante l'ultima sessione di allenamento, il piccolo Zaid ha incontrato l'allenatore Rafa Benitez ed è riuscito a stringere la mano proprio a Cristiano Ronaldo, da sempre il suo idolo. Non si placano le polemiche per la chiusura del Colosseo, con migliaia di turisti lasciati fuori ieri per un'assemblea sindacale. Il governo ha cambiato le regole che dovrebbero limitare il ripetersi di queste situazioni. Il parere del critico d'arte Filippo D'Averio con Giorgio Schiavoni. I musei diventano servizi pubblici essenziali. Il governo, con decreto legge adottato nel Consiglio dei Ministri di ieri sera, cambia la natura dei beni culturali. D'ora in poi, quindi, nuove regole per assemblee e scioperi nel settore. Sembra un'assoluta esagerazione. Che l'Italia reputi i musei un servizio pubblico essenziale è un'innovazione intellettuale formidabile, però non corrisponde per nulla alla tradizione. Sono sempre stati considerati degli ingombri inutili. La svolta viene a poche ore di distanza dalla riunione sindacale che ieri ha posticipato l'apertura del Colosseo di 2 ore e mezza e che tanto scalpore ha fatto sui media. Notevoli disagi per i turisti in coda per ore senza informazioni e ferma la condanna del governo. Se questo è il primo passo per aumentare nella prossima finanziaria i soldi ai musei, ben venga. Se è semplicemente un modo per affrontare la dialettica sindacale con i custodi, è un po' forte, ecco. A discolpa dei lavoratori, va sottolineato che l'assemblea era stata comunicata ai responsabili con una settimana d'anticipo e che negli altri paesi occidentali, come Francia e Gran Bretagna, ad esempio, le chiusure o gli accessi limitati ai grandi monumenti per motivi sindacali possono durare anche diversi giorni consecutivi. Poiché se chiudono il Colosseo per alcune ore, piangeranno principalmente i falsi centurioni con la scopa in testa che vendono l'acqua minerale 5 euro a bottiglietta. Non mi sembra un crimine contro l'umanità. In Grecia domani è il giorno delle elezioni. Ieri sera ad Atene, in piazza Sintagma, il comizio di chiusura del leader di Syriza, Alexis Tsipras. Grecia che torna al voto dopo il referendum di luglio in cui il popolo ha appoggiato la linea dell'allora premier Tsipras sul piano di salvataggio proposto dai creditori internazionali. Gli ultimi sondaggi per le elezioni di domani vedono Syriza in costante vantaggio su Nea Dimokrazia. Nella Napoli violenta di questi giorni si è ripetuto oggi il miracolo di San Gennaro. Dal cardinale Sepe, durante la celebrazione per la solennità del santo, un appello: basta sangue e basta violenza. Luigi Ferraiuolo. Basta sangue per le nostre strade e delle nostre famiglie, delle nostre case. Basta violenza, basta dolore. Basta morti innocenti. È una denuncia dura e drammatica, uno straziante grido di dolore, quello del cardinale Crescenzio Sepe a Napoli nel giorno del miracolo di San Gennaro. Il sangue del santo nella cattedrale partenopea si è sciolto ben prima della messa questa mattina, per la prima volta alla presenza del nuovo governatore della regione Vincenzo De Luca e del sindaco Luigi De Magistris. Ma nello stesso tempo altro sangue di un giovanissimo ha bagnato le strade di Napoli ieri sera. Infatti alla periferia nord della città, alle spalle dell'aeroporto di Capodichino, è stato ucciso un giovane 26enne, Andrea Saraiello, formalmente incensurato, forse coinvolto in uno scontro tra i clan che controllano il traffico di droga. La morte di Andrea è l'ultima di una lunga serie che sta consumando a Napoli soprattutto i giovanissimi. Con Andrea sono 5 quelli uccisi negli ultimi mesi nel capoluogo campano dai clan. Il più grande tra questi, Emanuele Esposito, aveva 27 anni. Il più giovane, sicuramente ucciso per sbaglio a Rione Sanità, Gennaro Genni Cesarano, solamente 17. Oggi sarebbe stato il suo onomastico e nel suo quartiere lo hanno ricordato con i fiori. Purtroppo lo dobbiamo constatare. Stiamo prendendo corpo l'indifferenza e il cinismo di tanti.
E torniamo al viaggio di Papa Francesco per Cuba e gli Stati Uniti. Tra gli eventi che lo hanno preparato anche una videoconferenza del Pontefice che dal Vaticano giovedì scorso 17 settembre si è collegato con 5 ragazzi a L'Avana e 5 a New York. Un video che è disponibile solo da poche ore. La fine dell'embargo, il rispetto dell'ambiente tra i temi affrontati nel colloquio, e rispondendo ad una domanda sul diritto dei bambini al gioco e al sorriso, Papa Francesco ha tirato fuori dalla tasca, lo vedete nelle immagini, proprio in questo momento un proiettile. Un giovane che ho incontrato questa mattina veniva da un paese in guerra e mi ha regalato questo. È un proiettile, ha sottolineato il Papa, di quelli che cadono sulla sua città. E i ragazzi sono costretti per sopravvivere a rimanere chiusi in casa. In tanti altri luoghi i bambini non hanno diritto a giocare, preda dell'angoscia, della fame, della solitudine e della strada. Papa Francesco ha concluso: il miglior modo di educare i giovani è dare loro il modo di giocare. Ed è il momento del nostro TG Post, ancora dedicato al viaggio di Papa Francesco, e andiamo a Cuba per raccontarvi, grazie al nostro inviato Maurizio Dischino, la storia dell'immagine simbolo dell'isola, quella della Vergine della Caridad del Cobre, patrona di Cuba e venerata non solo dai cattolici. Francesco sarà il primo Papa a celebrare messa nel santuario a lei dedicato. Allora vediamolo insieme, grazie per averci seguito, rimanete con noi, vi ricordo alle 20:30 il nostro speciale sull'arrivo del Papa a Cuba.